Il piano di sussidi tedesco da 200 miliardi crea scompiglio nell'Unione Europea. Il commissario Gentiloni invoca strumenti comuni, ma Berlino difende la misura. Il Parlamento Europeo approva la direttiva sul caricabatterie unico. Dal 2025 in poi cellulari e dispositivi elettronici avranno tutti lo stesso connettore. L'annuncio di un pacchetto di sussidi da 200 miliardi di euro da parte del governo tedesco ha suscitato reazioni contraddittorie a livello europeo ed è stato fra gli argomenti principali dell'ultima riunione dei ministri dell'economia e delle finanze. Molti sostengono che la Germania stia di fatto usando il proprio potere economico per salvare le imprese tedesche, incurante del fatto che gli altri paesi non possano fare lo stesso, visto che non dispongono di un margine fiscale altrettanto ampio. Un eurodeputato della Lega, Antonio Rinaldi, ha presentato un'interrogazione alla Commissione per sapere se la misura costituisca o meno una violazione alle regole europee sugli aiuti di Stato. E anche due commissari, Thierry Breton e Paolo Gentiloni, hanno espresso preoccupazione, sostenendo di preferire un approccio comune dell'Unione alla crisi energetica. If we want to avoid fragmentation... Se vogliamo evitare la frammentazione del mercato europeo e affrontare questa crisi, penso che abbiamo bisogno di un livello più alto di solidarietà e che dobbiamo adottare alcuni ulteriori strumenti comuni. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz però ha difeso quello che il suo governo definisce uno scudo protettivo, misura legittima tenendo in considerazione dimensioni e vulnerabilità dell'economia della Germania. Forse non è chiaro a tutti che le misure che stiamo adottando forniranno supporto finanziario anche nel 2023 e 2024, non riguardano quindi soltanto un breve periodo di tempo. Il piano tedesco, di cui ancora non si conoscono i dettagli, potrebbe essere in linea di principio non molto diverso da quelli adottati da altri paesi nei mesi scorsi. Ma l'entità del pacchetto di salvataggio supererà sicuramente ogni altra misura simile intrapresa a livello nazionale. Vedo un grosso rischio di frammentazione del mercato perché 200 miliardi sono un'enorme quantità di denaro. Questo pacchetto creerà grandi vantaggi per i consumatori e le aziende tedesche che altri stati non possono assicurare alle proprie. Quindi per le aziende tedesche c'è un vantaggio competitivo che va contro lo spirito del mercato unico. Secondo alcuni, lo scudo tedesco potrebbe condizionare l'intera economia europea e provocare una sorta di gara di sussidi tra i paesi dell'Unione, con il conseguente pericolo di una nuova crisi del debito, uno scenario che tutti, Germania compresa, vogliono assolutamente evitare. Il voto in Italia ha aperto nuovi orizzonti politici, ma la sterzata destra lascia invariato l'approccio atlantista del governo Draghi in materia di sicurezza delle comunicazioni 5G. L'esecutivo oramai alle battute finali ha infatti esercitato il golden power, cioè la facoltà che lo Stato si riserva di esercitare poteri speciali in settori chiave in relazione ai piani annuali di TIM e Vodafone, i due principali operatori di telecomunicazioni in Italia. In pratica, il nuovo intervento statale si traduce nella progressiva esclusione del colosso cinese Huawei in considerazione di possibili rischi per la cybersicurezza. Una scelta di campo che si esprime nel solco della sollecitazione da parte di Stati Uniti e Copasir di mettere al bando il fornitore cinese dalla rete. Non sarà la vincitrice delle elezioni Giorgia Meloni a cambiare gli equilibri. La tendenza è dunque dettata. In poco più di 3 anni si è passati dalla firma del memorandum d'intesa sulla Belt and Road, l'ambizioso programma del governo cinese che si propone di finanziare con oltre 1.000 miliardi di dollari diversi investimenti infrastrutturali in tutto il mondo, al disimpegno politico di Meloni, che ha definito quell'accordo un grosso errore. I piani annuali per TIM e Vodafone previsti dal decreto Urania dello scorso marzo sono lo strumento per tenere sotto controllo l'evoluzione sul medio termine dello sviluppo della tecnologia. Sia per TIM che per Vodafone i piani 2022-2023 sono stati approvati, ma con l'obbligo di seguire una serie di prescrizioni intese alla progressiva messa al bando dei fornitori cinesi. Teatri ungheresi chiusi per l'inverno. A causa dei prezzi delle utenze alle stelle, alcuni teatri e centri culturali di Budapest hanno deciso di chiudere i battenti per l'inverno. Tra questi c'è il famoso Teatro Erkel, 111 anni di storia, uno dei 3 spazi per spettacoli della prestigiosa opera di Stato ungherese.
Nel tentativo di limitare il consumo di energia, il governo ungherese ha imposto una riduzione del 25% dell'uso di elettricità e gas negli edifici pubblici, incluse le istituzioni culturali. Le bollette sono diventate 8-10 volte più care. Non siamo sicuri al 100% di nessuno di questi numeri, ma so che l'ordine di grandezza è enorme. Bisognava fare qualcosa, perché dopo tutto i salari delle persone e la manutenzione degli altri nostri edifici sono più importanti. E in questi dovremo abbassare il riscaldamento. Le istituzioni culturali in Ungheria lottano per rimanere a galla a causa dell'inflazione elevata, l'indebolimento della valuta e l'aumento dei costi energetici. A luglio il governo ha dichiarato un'emergenza energetica in risposta all'aumento dei prezzi e alle interruzioni nell'approvvigionamento legate alla guerra in Ucraina. Ha anche dovuto effettuare dei tagli a un popolare programma di sussidi ai servizi pubblici, che dal 2014 manteneva le bollette degli ungheresi tra le più basse dell'Unione Europea. 19 gradi al massimo negli edifici pubblici in Danimarca, come in altri paesi europei, è necessario risparmiare energia durante la stagione fredda. Molti a Copenaghen accettano la misura a denti stretti. Già lo scorso inverno, quando non c'era obbligo di risparmiare, faceva troppo freddo in classe nonostante l'uso di un termosifone, dice l'insegnante di una scuola elementare a Brøndby, vicino alla capitale. Fa già abbastanza freddo qui in inverno, quindi la situazione non potrà che peggiorare. Per prima cosa scriverò ai genitori che pantofole, calze pesanti e un pullover in più sarebbero una buona idea. Il Centro Danese per l'Ambiente Educativo sottolinea che i bambini sono spesso distratti quando fa freddo e questo non vale solo per i minori, afferma una dipendente pubblica. Sicuramente la temperatura ha un influsso sulla concentrazione, quando devi pensare a mettere magari i guanti. In fondo usiamo molto le dita, non le possiamo mettere via. Dobbiamo indossare guanti senza dita, alcuni si sono già offerti di lavorare a maglia. Non si sa ancora per quanto tempo resterà in vigore in Danimarca l'ordinanza di contenimento della temperatura attiva dal 1 ottobre. Si applica agli edifici pubblici, mentre le aziende private possono decidere in maniera indipendente. Sostituiremo questo groviglio di cavi con questo. Con una maggioranza schiacciante di 602 voti a fronte di soli 13 contrari e 8 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la direttiva che impone un unico caricabatterie per tutti i telefoni cellulari e dispositivi elettronici di piccola taglia. Entro la fine del 2024, per ricaricarli tutti, basterà possedere un solo cavo con connettore USB-C, che dal 2026 diventerà la norma anche per i computer portatili. The 14 categories of products. Nell'autunno 2024 il caricatore unico sarà adottato per 14 categorie di prodotti che rientrano in questa normativa. Ci sono smartphone, cuffie, auricolari e tablet. La novità legislativa riguarderà tutti i produttori di dispositivi elettronici distribuiti nel mercato europeo, chiamati ora ad adottare un'unica tecnologia standard. Non è un mistero che l'azienda più colpita nei suoi interessi dalla norma sia Apple. Fondamentalmente, quando si parla di smartphone, Apple è sempre il convitato di pietra. E sì, anche loro, per poter vendere i propri prodotti all'interno del mercato unico europeo, dal 2024 dovranno rispettare lo standard del cavo USB-C. L'ultimo tassello mancante è il via libera dei governi dell'Unione Europea, atteso entro la fine di ottobre. Poi, dopo l'adozione formale della direttiva, i 27 Stati membri avranno 12 mesi di tempo per recepirla nella legislazione nazionale e altri 12 mesi per applicare le norme. Cavi e dispositivi inadeguati hanno i giorni contati. 2,20 m di altezza e soli 17 anni di età. Victor Wembanyama è già considerato il nuovo fenomeno del basket. Sarà una star dell'NBA, chi l'ha visto giocare non ha dubbi. Ci sono così tanti giocatori che rispetto, ma il mio obiettivo è essere qualcosa che non avete mai visto. Ecco perché non sono un grande fan dei confronti, ammette. Il cestista francese di origine congolese si è fatto le ossa nell'ASVEL, il miglior club francese di proprietà di Tony Parker. Wembanyama ha mostrato il suo talento nel recente mondiale Under 19 di luglio, portando la Francia in finale e guadagnandosi un posto nel quintetto dei migliori giocatori della competizione, pur avendo 2 anni in meno rispetto agli altri. Non è ancora maggiorenne, ma è già nell'elite europea del basket e sogna gli Stati Uniti.